Vabbè, facciamo una specie di intro. Sì, come si fanno le intro? Come with Tipo... me, No. you feel me. Come with me, you lash day your kiss, fantasy the shout, Ciao a tutti amanti di anime e manga, benvenuti a questo nuovo video cazzeggioso, molto cazzeggioso. un po' come quello dell'altra volta. Sono qui con Saber Oh, salve popolo! e No, siamo qui. popolo con un po' di H in mezzo, perché le H fanno swag. Ma tipo Il popolo. popolo, sì, esatto. Il popolo, vai, prego. E siamo qui per parlare di robe a caso. Ma robe a caso, magari cercando di darci Un un senso. senso, perché proprio robe a caso sì, viene, ma diventa un po' svarionistico, E così così. quindi l'idea era di parlare di cosa deve fare un recensore. Ma così a merda, Sì. cioè nulla di impegnativissimo, Cosa deve... Cioè, non so neanche bene come spiegarlo. Cosa deve dire, cosa deve Il fare. recensore perfetto, guida all'uso, una roba del genere, Come no? deve Guida porsi... galattica per recensori, una roba Sì. del genere, E io ok? che faccio recensioni da non lo so quanto tempo su questo canale, non lo Veramente. so che cos'è che deve fare un recensore, perché Perché lui non lo io ho sa. Parliamo. iniziato a fare video su questo canale dicendo: boh, a me questo mi piace, A e me quindi questo mi con questo italiano, a me piace. questo mi piace, Il pleonasmo parla fa un schifo. traduttore, a me questo mi piace, e quindi voglio farlo vedere agli altri. Ok, Questa era l'idea. è Questa interessante è il l'idea di concetto. partenza. Per esempio, io schifo l'idea del questo mi ha fatto schifo, smerdiamolo su YouTube. Questa è un'idea della recensione che io non concepisco, Però lo ok? guardi YouTube. Sì, vabbè, ma nessuno può obiettare su Sharknado, cioè non penso che qualcuno Ok. pensa che Alien Apocalypse sia il suo film preferito, ok? No, bene. Va bene. Quello sostanzialmente. Però quelli che fanno degli anime che a qualcuno possono essere piaciuti e ti dicono che non hanno un cazzo di senso, no, cioè voglio dire, no, non puoi dire a me non è piaciuto fine. Però non è che puoi dire ah, fa schifo perché questo, quest'altro, tua madre è troia a caso, così. E magari quello è il mio anime preferito, voglio dire, non lo so, e non mi piace come concetto dello smerdiamo su YouTube per fare visual, che Ma poi alla poi, fine è se quello. tu non hai capito il senso dell'anime, almeno prima vai a cercarlo, perché Batti un un conto pentadita. perché un conto è se tu hai guardato una cagata, che è una cagata, Di per sé. tipo un ecchi stupido che non ha proprio E trama dici, e che cazzo è ecchi senza trama? Grazie, è un ecchi senza però trama, dici, grazie. che ne so, è un ecchi senza trama ed è anche noioso, che cavolo ne so io, è fatto disegnato male o che ne so, e allora ci può stare che magari gli dai merda. Ma se tu stai guardando, che ne so, una cosa complessa, che è ragionata e che è Però ha svarionante, un suo senso nella sua e tu non hai capito un svarionantosità. cazzo, prima di buttare merda dicendo non ha senso, vai a vedere se magari un senso ce l'ha e tu non hai capito. Esatto, io concordo con il giallo qua, con tante L. Il giallo. Ti chiameremo Yellow. No, Giallo. perché? Yellow Sora. Basta, Già mi basta. chiamano Gianlu Rosa, per favore. Sei io? Sì. Cristo. Comunque, parliamo invece di come dovrebbe essere la figura del traduttore. Yellow Sora, come dovrebbe essere la Il figura? traduttore. Sì, il traduttore è arrivato Come in questo. recensore? Recensore, sì. L'altro giorno, dopo che avevo scritto il video di Akame ga Kill, l'ho riletto e c'era scritto tradurre invece che Vedi, recensire. deve Mi sono essere. sbagliato pure io. Infatti ho Bella. detto traduttore. No, aspetta, non hai senso lì. No, No, recensire. ecco, scherzavo, non volevo dire traduttore, è stato un lapsus freudiano. Il recensore. Te l'ho Yellow detto. Sora, Allora, come io ho dovrebbe iniziato. essere? Ti ho detto, ho iniziato perché volevo, non volevo fare vera e propria recensione. Difatti, se andate a vedere il primissimo video con l'Itzarador che fa cagare, fatto male, ero io che dicevo: oh, che figo, dovete guardarlo. Fine. Questo era il riassunto di com'era. Poi il video dopo di Sao era: che figo, dovete Dovete guardare anche guardarlo. questo? E qual è Fine. stata la tua prima recensione seria? Fammi controllare.
No, non puoi fare così la vacca mannaia. Invece sì. No, ho a disposizione i mezzi tattici. Io non so, ora non mi puoi fare la per andare male. Su YouTube a vedervi. No, perché allora la prima recensione è stata Toradora e l'ho fatta molto a caso. La seconda recensione è stata Sao e l'ho fatta anche lì. Era un più che una recensione, era un guardatelo perché è figo. Poi ho fatto non mi ricordo più, poi andrò a rivedere. Poi ho fatto carica YouTube di merda. Poi ho fatto quella di Kodomo no Jinkan, che era... Ah, già, ti ricordi che... Sì, me la ricordo. Kodomo no Jinkan aveva... Però aveva, era già più recensione. Sì, perché era un anime che io l'ho visto e ho detto... Questo anime... È strano. Forse la prima è stata quella della Monogatari Series. Non so, perché dopo c'è... Vabbè, cambio di canale... Osu, ma vabbè, quello l'avevamo fatto per un'altra roba... Monogatari Series, sì, forse sì. Che però comunque non era fatta granché bene neanche quella. Non mi ricordo che cioè sì, era fatta decentemente. Mi era piaciuta, ma... era quella che ti avevo scritto la prima volta che ci sentivamo. Che ho detto, visto le recensioni della Monogatari Series, sì. E poi c'è stato Mirai Nikki, che non mi ricordo. Zero Tsukai è stata più recensione. Che poi dipende dall'anime, perché dipende anche. Poi è stata quella di Madoka dove ti avevo... È stata la prima collaboration prima di buttarmi nella merda totale del tutto. Dove ti ho detto, aiutami, inseriamo roba. Robe, mi aveva dato lo script. Ho scritto, ma perché questo e quest'altro Cora e robe. E quindi all'inizio era solo quindi per cercare di pubblicizzare. Ma ancora adesso, cioè io quando faccio una recensione per un anime... Scelgo un anime che mi sia piaciuto perché voglio che la gente, cioè mi piacerebbe che la gente lo guardasse. Quella è l'idea. È come un ho visto questo, vado dai miei amici a dirgli guardalo perché è figo, voglio che lo guardi anche tu, però più ampliato. Sì, ma un conto è spalare merda su School Days o su Pupa. Penso che nessuno abbia mai fatto una recensione su Pupa. Non lo so. No. Potremmo cercare. Perché comunque possiamo farla. Quest'anime è una censura. Una censura unica. Sono 5-4 minuti e mezzo di censura. No, che cazzo stavo a dire? No, praticamente che io la vedo dura che qualcuno ti venga a dire ah, Pupa è il mio anime preferito. Per carità, ci può essere, ma penso che sia una persona su 1573. Ma no, anche di me. Cioè anche di più persone. Ok. Solo quello, io non vado molto d'accordo con quelli che magari hanno tutte le loro ragioni, però sparano merda a caso, perché comunque si sa che quelli che sparano merda sulla roba poi alla fine fa visual, è divertente, sì, sì, fa ridere, così, sì, no? È divertente, però... Cioè io l'ho fatto una volta sola sulle recensioni di spallare merda, perché comunque anche School Days, per cioè, quanto io abbia dato un voto non alto... Però è bello per il suo essere School Days. Cioè, secondo me School Days non è brutto. Perché fastidioso il personaggio, il suo comportamento. Però l'anime si guarda, non è noioso. Infatti mi rendo conto che comunque per quanto tu possa aver detto che era, tra virgolette, brutto, comunque non hai detto ah, oh mio Dio, è la merda. Cioè, quello sostanzialmente. L'unico di cui ho detto praticamente è la merda è stato Kanokon. In cui tra l'altro è venuta una persona sotto scrivendomi che non era vero, ora non mi ricordo che cosa mi ha scritto. Chiediamo scusa a quella persona, non volevamo offendere. Scusa persona, non volevamo. Scusa persona. Togli l'audio però. Sì, lo tolgo, messo pausa. Scusa persona, Yellow Sora farà le genuflessioni per te perché non intendevo offenderti. Non mi ricordo dov'è. Cioè devo scusarmi io per te, vabbè. Ma io non voglio scusarmi, secondo me fa schifo. Bisogna essere aperti, ok? Detto, secondo me io mi sono rifiutata di fare la recensione a merda di Sakura. Cioè renditi conto del mio sforzo di come persona. Però sarebbe Sakura Trick. Sakura Trick non è brutto. Secondo me. Ok. Secondo te fa cagare. Sì. Perché prende il genere e lo butta per terra. Cioè sì. Non che prima fosse oh mio Dio l'Olimpo. Però cioè nel suo non so come dirti praticamente. Ma cioè, una regia stupenda! Voglio dire. Cioè, allora, i disegni sono buoni, la regia è buona. Ah, sto coso. È uno slice of life normale alla fine. Sì, sì, sì. Però no. Cioè, sostanzialmente, quello che io ho visto è stato no. Però una regia geniale, non so come cazzo dire. Cioè, io rimango allibita davanti a queste dimostrazioni che dico.
non mi è piaciuto, però c'è sta regia che dici cazzo. Cioè, va bene. Non lo trovo. Vabbè, scusa persona ancora, se ci stai ancora seguendo. Forse non me l'ha scritto sotto la recensione di Kano Kun, ma da un'altra parte. Comunque, se ci stai ancora seguendo persona, chiedi scusa, devo chiedere io, chiedi scusa. Yellow Sora, chiedi scusa. No, non chiedo. Vabbè. Va bene, scusa. Devo fare lo tsundere. Scusa per aver buttato, scusa per aver buttato merda su una roba che a te è piaciuta, però la storia mi ha fatto cagare, così. I disegni mi hanno fatto cagare. Non mettere il biscotto nella piaga. Gli speciali mi hanno fatto cagarissimo e quindi non posso dire che... Niente, deve fare lo tsundere, lasciatelo stare. Io lo so, era lo tsundere. No, aspetta, se dovessi fare lo tsundere direi tipo... Aspetta, sta pensando come imitare tipo... Taiga. Però fallo anche con la voce di Taiga. Non sempre imitare Taiga. Qualunque tsundere, la frase comincia sempre: non è che io... Tipo Barbara D'Urso, ma mi stai mica dicendo che... Non è che io, oppure non è che tu, non è che questa cosa mi piaccia, però lo faccio solo per te. Ok. Cioè, lo faccio solo perché passavo di qui, oppure... Okay. Non è che quell'animo mi sia... No, vedi, non so come porla. Ti sta guardando male, Taiga, smettila. Non so come porla. Guarda, c'è Asuna che vuole ucciderti. Basta! Anche quella. Anche quella, c'è anche Levi che tra l'altro ti viene addosso. Vabbè, comunque. Cos'è? Non mi ricordo. Cioè, non so come parla. Tipo, non è che non mi sia piaciuto. Perché no, perché non mi è piaciuto. Quindi dovrei dire. Non è che mi sia piaciuto. No, adesso lasciamo perdere. Entro Natale ce la facciamo, no. Lo giuro. No, secondo me no. Capodanno. No. Pasqua dell'anno prossimo. Non ce la facciamo proprio. Deve far tempo Leonardo. Sì, Leonardo. DiCaprio a prendere L'Oscar. Enzo, che tu ce la fai. Comunque. Torniamo all'argomento principale, perché qua... Riassumiamo e concludiamo. Ma io non ho parlato, hai parlato solo tu. E parla! No, io volevo dire, secondo me, quale deve essere la figura del recensore, non del traduttore, ma del recensore. Perché il traduttore deve tradurre, non deve scrivere puttanate, non deve inventare dove non c'è roba che non ci deve essere. Sei una comare, smettila! Cos'è una comare? Io sono anche ignorante. Vabbè, parla. Ok, allora, secondo me il recensore, tale persona che recensisce opere, in questo caso anime o manga, secondo me deve dare un piccolo assaggio del prodotto, sostanzialmente, no? Fare tipo il venditore porta a porta. Senza spoilerare possibilmente, perché per esempio io adoro gli spoiler, sono una persona strana, ok? Io adoro gli spoiler, però... In quest'ambito lo spoiler è veramente molto sentito, quindi è meglio evitare. Bisogna comunque dare, secondo me, un assaggio di quello che si andrà a vedere, che lo spettatore andrà a vedere, rimanendo però nel centro, senza sbilanciarsi troppo su parere negativo o parere positivo. Se per caso uno dà un forte parere positivo o un parere negativo, sottolinea quelle 673.5 che è un suo parere basato sulle sue esperienze, le cose che ha visto, i suoi gusti sostanzialmente. Ma senza appunto dare subito un giudizio, perché sennò secondo me quello che va a vedere è troppo influenzato. Cioè, se io ti presento, che ne so, ma che cacchio ne so, un anime a caso, come se fosse se fosse oggettivamente la cosa più figa dell'universo, tu spettatore lo vai a vedere pensando di trovarti veramente alla cosa oggettivamente più figa dell'universo, poi magari ti fa cagare e dici scusa io non la penso così, no? Io sono salve giorno. Oppure se pensi di andare a vedere la più grande merda dell'universo, poi magari ti piace e dici no, aspetta, che e quindi bisogna un attimino cercare. Oppure può anche capitare che se tu dai appunto un parere o troppo positivo o troppo negativo, sempre oggettivamente parlando, anche se gli è piaciuto, questa persona per conformismo, inconscio conformismo, sì, dice ah sì, fa schifo. È un po' come quello che succede con gli anime che prendono un po' la massa, che è tutto bello, oppure ci sono quelli che devono stare fuori dal coro, fuori dalla tempesta invisibile e... Mi ritubarasci.
dire no fa schifo, anche se magari ti è piaciuto, ma loro devono fare quelli conto corrente. Ormai io faccio il controllo se un anime è famoso, cioè se un anime sta avendo successo e sta diventando gradito da tanti, se c'è la gente che dice che fa schifo. Cioè, se tu vedi la gente che nelle pagine dice questo fa cagare, fa schifo, tutti che però fa schifo. Poi queste cose allora sono sostenute anche, sempre a mio parere, con argomentazioni che secondo me non stanno in piedi. Io mi ricordo nel periodo di punta dell'attacco dei giganti, no? Dove c'era tutti che parlavano dell'attacco dei giganti, anche i muri di casa mia sapevano che cazzo fosse Levi, no? Qualsiasi cosa. E c'era della gente che diceva: ah no, fa schifo perché è troppo parlato. Oddio, infatti io ero lì, che non lo guardo, se mi dici così non ho voglia di addormentarmi dopo 3 episodi. E non lo volevo vedere. Poi, serie di coincidenze, l'ho visto, mi è piaciuto, non l'ho trovato poi così, cioè anzi, non troppo, proprio delle argomentazioni che secondo me sono proprio buttate lì così, cioè, per stare fuori dalla tempesta invisibile. È parlato, perché io me lo ricordo che l'ho visto tutto e poi ho detto a Cree: guardati fino a che oggi, perché è bello. E l'ho guardato una buona parte, tipo le prime 12 puntate insieme a lui. Mm-hmm. Sono andato a casa sua e l'abbiamo visto insieme. E mi ero reso conto che, vedendolo la seconda volta, sapendo già cosa doveva succedere, era tanto parlato. E quindi ma ho detto, magari sì, e però... quindi per me, che l'avevo già visto neanche da tanto tempo, mi sembrava non noioso, però pensavo magari lui si sta annoiando. Ma in realtà, perché in realtà invece no, poi subito, era piaciuto anche a lui. No, e appunto, infatti, ma perché quando lo guardi subito sei preso, perché comunque è una cosa abbastanza dinamica quell'anime, nel senso che non... Comunque, senza parlare dell'attacco dei giganti, toppa. Sostanzialmente questo, quindi non stare un po' nel centro, o comunque se si danno dei giudizi, comunque sottolineare il fatto che siano molto molto personali, dati da prove appunto personali, senza stare lì a dire fa schifo perché sì, ed è stupendo perché sì. Poi, per esempio, per la questione degli spoiler, abbiamo trovato quella cosa intelligente del commento post-spoiler, dove lui sclera un sacco, lui fa e si incazza. No? È proprio lo sfogo dello spettatore che dice: no, adesso questo spazio è mio e mo mi senti. Mo mi senti e ti tiro giù i cristi. Sì. E comunque lo fai anche lo tu. Lo faccio io. Io vengo qua a comando ridere. Madonna. Io mi scasso ad ascoltare le tue cose. Perché sparo cagate proprio così. Come se non ci fosse un domani. E sostanzialmente è questo. Secondo me questa è la mia idea di recensione ottimale. E anche perché cioè a me piacerebbe ogni volta dire cioè mi piacerebbe che tutti possano ascoltare anche la parte spoiler, ma ovviamente non si può, perché se tu non l'hai ancora visto non però puoi ascoltare. Però io quando lo faccio il video penso a tu che l'hai già visto, io ti sto dicendo quello che penso e secondo e quella me, parte è estremamente soggettiva. Lì puoi dire se secondo te è uno spettacolo dell'universo o se fa schifo. Lì lo puoi dire perché chiaramente è una parte soggettiva, una parte di commento a caso. Sì. E lì ci sta. E nella recensione dove dici la trama, le cose eccetera, certo è ovvio che la soggettività un po' traspare. Anche perché però... se hai scelto di recensire quell'anime, esatto, c'è un motivo. Cioè, ma soprattutto io... perché stimo molto il tuo pensiero di recensione, cioè mi è piaciuta questa cosa, voglio che la gente la guardi. Perché comunque questo ti porta a recensire sempre roba che comunque ti è piaciuta. Per cui sei anche invogliato a farlo, non lo fai così per visual. Appunto, ma difatti se... cioè io ogni tanto magari, adesso per esempio, non ho nessun anime che voglio recensire. Io sì. E sì, ok. Se dicessi, ok, devo farla perché mettiamo caso che è passato tanto tempo dall'ultima recensione, quindi devo fare un video perché sennò passa troppo tempo, non mi dà l'altro. Se prendo un anime a caso di quelli che mi è piaciuto un po' di più degli altri per fare la recensione, non viene bene, viene che non più sei o meno invogliato. Difatti, come ho detto all'inizio della recensione di Akame ga Kill, volevo recensire Gossip, ma poi non l'ho fatto. Volevo recensire Kami no Mi, Zushiru Sekai, cose. Attenzione! The World God Only Knows. Attenzione, sa tutto il titolo. Certo, io proporrei un applauso. Titolo. Però non l'ho fatto, anche se ho già registrato la parte spoiler di Shiro Sekai. Ah, puoi fare solo commento, puoi anche metterlo.
non lo so, però volevo farci la recensione prima. Comunque, c'è la parte spoiler registrata perché sennò me la dimentico. Sì. Quindi ho finito l'anime, ho registrato la parte spoiler e ho detto, boh, questa sta lì. Se decido di fare la recensione, la parte spoiler c'è con me che mi ricordo che cazzo ho appena guardato. No, quello c'è, cioè, già, perché devo farlo dopo un po' di tempo, o l'hai visto un numero esagerato di volte, cosa che non è il tuo caso, ricordi. O non te lo ricordi. E quindi, boh, alla fine è questo. Poi altra cosa che volevo dire. Ah sì, ci sono state un sacco di recensioni della Shaft. Sì. E volevo aprire una mini rubrichetta senza impegno, cioè non è che è una roba che ogni tot giorni esce, no, al cazzo. Ogni volta che recensirai Yellow Sora qualcosa della Shaft. Farà parte di questa rubrica che si chiama Shaft is the new black. Ho fatto anche il logo, è molto figo. E quindi sostanzialmente ci sarà la scritta SITNB, Shaft is the new black. E boh, questo, quindi quando vedrete la sigla, però, vuol dire che è della Shaft. Però almeno nel primo video devo spiegare cosa vuol dire. No, va bene, poi lo spiego, giuro che lo spiego. Adesso vi lasciamo con il coso, se andate pure a cercare. Sì, se lo cercano lo trovano. Cosa? Is the new black. Eh sì, un telefilm, Orange is the new black, un telefilm di Netflix che ha sbancato cose. No. Strano, il mio non so neanche come dirlo, colui che mi spamma i telefilm non me ne ha parlato. Ah sì, vabbè, non importa, dai, non importa. Sì, ho lo spammatore di telefilm. Io sono lo spammatore di anime, lui è lo spammatore di telefilm. Io non spammo niente. Ultimamente stai guardando troppo poca roba, devi cominciare a guardare. Sto così guardando spammare. Psycho Pass in italiano, con cane. E boh, fine. Non dobbiamo dire altre cose? No, direi di no. Yellow Sora gli occhiali. Beh, anche tu hai gli occhiali. È vero. Ok, va bene. Fine, credo basta. E boh, quindi vi ringraziamo di aver seguito questo video delirante che come al solito ha raggiunto, vabbè, qua c'è scritto 27 minuti ma ho registrato più roba prima. Sì, sì, prima ci sono gli scleri. Facciamo 25-22 minuti di sclero. Che non è una roba forever alone come l'intervista. E quanto era forever alone quel video? Cosa vuol dire? Eh sì, che ci avevamo fatti le domande noi. Ah, ce le dicevamo noi. Vabbè, questo è forever alone nel senso che abbiamo detto, ma parliamo di questo. Sostanzialmente è perché eravamo qui. Non abbiamo un cazzo da fare. Non abbiamo un cazzo da fare, fine. Questo è tutto. In più questo video è tipo non lo monto neanche, cioè non faccio tagli incredibili. Lo butti a caso. Ma perché anche dopo, cioè tu ti fai uno sbattone per montare le cose. Ogni tanto c'è proprio la ma ti senti felice, no, di prendere, toh, buttati là, vai. Ecco, ok. Così potete ascoltare tutti gli scleri. In realtà ho anche una cartella con tutti gli errori e le bestemmie relative al... Ho provato 12 volte a dire questo titolo giusto, ce la posso fare. Ma a me non capita. Ma perché sono pro di nascita? Ma aspetta, dipende da che anime. Tipo Kamino Mizushiro Sekai lo dico senza sbagliare. Oh mio Dio, un mostro. Ma perché l'ho detto un po' di volte. Certo, uno che si chiama Yellow Sora. Anche Tsutsuka Kushitsukiko. Ore no imoto ga konna ni kawaii wa ke ganai. Basta schillarlo un attimo. Aspetta, attenzione, c'è una fuoriuscita di swag. L'altro giorno quando ho fatto, sai, il video delle top 10 bishojo, no? Sì. C'è la decima in classifica che è Yukino di Ore Gai. Spoiler, sì, ok. Quella lì. Che l'anime si intitola Ore no Love Com, è lunghissimo e ci ho provato un po' di volte a dirlo. Poi ho detto no, vaffanculo. No, l'ho detto bene e difatti Crimi, dopo che gli ho fatto vedere i video, mi fa comunque complimenti per il titolo di quell'anime che l'hai detto perfetto. Io, grazie. Okay, quindi possiamo lasciarli andare a mangiare. Sì, direi di sì. Potete andare a fare cena, amici. Poi scusa dipende. Ancora magari lo sta guardando alle 6 di mattina. Fai a fare cena tu che lo stai guardando alle 6 di mattina. È importante la che sera tu... del giorno prima, la cena del giorno prima devi esatto, fare. Come cazzo? Vabbè, non importa. Usa una macchina del tempo. Quindi sostanzialmente la cosa, non ridere, è una cosa seria la macchina del tempo. Ceni alle 6 di mattina e poi fai colazione alle 9. Ah, è bella. Fate la giornata al contrario. Adesso mi sento molto iCarly in questo momento, di puttanate a caso. Vabbè, se no non finiamo mai più. Allora, quindi facciamo i saluti. Quindi,
questa roba qua sulle recensioni così, su a Shaft is the New Black. Vi salutiamo, credo. Sì, sì, andate speriamo a fare che questo cena video... e a farvi la doccia. Speriamo che questo video sia stato di vostro gradimento e vi abbia tenuto compagnia per questi no minuti. I fantastici no minuti, attenzione. Esatto. E noi ci sentiamo ad un prossimo video. Ciao gente, ciao. Ciao ciao. Che comunque continua a esserci scritto testi e voce di Gianluso anche se parlo io. Lo so, ma non c'ho voglia di modificarlo. Non metti devo un quadratino fare. Sai cos'è? È che ho il progetto della opening in cui forse ci mancano dei file e quindi non posso fare il render di nuovo perché verrebbero dei pezzi. E rimetti neri. Qualcos'altro. Ah no, perché con tutte le maschere che hai fatto. Devo vedere se posso cambiarlo. Ma volevo cambiare un po' la opening, cambiare un po' di scene, ma ogni volta dico cosa ci metto. Comunque, oh mio Dio, di nuovo rosso, che palle! Cosa? L'archivio? Disc, minchia! Coso, ho cancellato 150 puntate di Fairy Tail! Attenzione! Che cioè, palle! Proprio l'universo rimuovi. Ok. A tutti quelli che sono in ascolto, perché Dio di questa merda, poi toglierò le parti più... Facciamo una colletta e regalatemi un hard disk. Ok, uno... questo lo puoi mettere alla fine. Uno da almeno 6 terabyte. Che faccia anche il caffè e scaldi la pizza, perché no, prima c'era la pizza fredda. A me piace fredda, quindi mi va bene. Perché sei una vacca, anch'io sono una vacca mannara. Siamo due vacche mannare. Come fa la vacca mannara? Non ho idea. Fa tipo mu, però mu tipo gotico e grottesco. Mu, e i tuoni, i lampi.